Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Il 6 di agosto è la festa della trasfigurazione di Gesù. E quando questo giorno cade di domenica, si interrompe il ciclo delle domeniche del tempo ordinario proprio per celebrare questa solennità. Essa è una grazia di Dio, è un'occasione importante, tanto che i nostri fratelli ortodossi definiscono la trasfigurazione la Pasqua dell'estate. Quindi lasciamoci invadere dalla luce dell'episodio della trasfigurazione di Gesù per poter riempirci la mente e il cuore e poter diventare annunciatori e testimoni del vero volto di Cristo, del vero volto di Dio, del vero volto dell'uomo riuscito. Infatti, in questa occasione, Gesù mostra a Pietro, Giacomo e Giovanni il vero volto del Figlio di Dio fatto uomo. Non più quello che immediatamente appariva, il volto di un fallito, il volto di un servo, il volto di colui che, come diceva il profeta Isaia, è così brutto da vedere che davanti a lui ci si copre il volto. Mostra invece la sua vera identità, la sua vera gloria, ma ce la mostra facendoci capire che l'uomo riuscito, la vera gloria dell'uomo, non è il potere, non è la ricchezza, non è il successo, ma è l'amore e il servizio. Per questo, vicino a Gesù, sul monte che la tradizione ha raffigurato come il monte Tabor, appaiono anche Mosè ed Elia. Appare cioè l'intero Antico Testamento, tutta la rivelazione prima di Gesù e che a Gesù conduceva, la legge e i profeti, per dirci che lì, nell'uomo Gesù, il Figlio di Dio venuto sulla terra per la nostra salvezza, tutto si compie, tutto si realizza. La luce era caratteristica di Dio. La luce è stata la prima cosa che Dio ha creato. La luce ha accompagnato ogni manifestazione di Dio. La luce ha accompagnato la trasfigurazione e anche la Pasqua di risurrezione di Gesù, di cui la trasfigurazione è segno. Ecco perché al mio fianco è acceso anche il cero pasquale, simbolo di Cristo risorto. Gesù quindi è il punto di arrivo. Gesù quindi si rivela. E davanti alla bellezza del suo volto, Pietro esclama come i bambini: «Che bello!». È pieno di stupore il suo cuore e la sua mente.
è pieno di stupore il suo atteggiamento. E così dovremmo essere anche noi, stupiti dalla bellezza e dalla grandezza di Gesù. La trasfigurazione, perciò, deve avere dal punto di vista spirituale per ciascuno di noi e per tutte le nostre comunità ciò che le vacanze rappresentano nella vita di ognuno di noi che durante l'anno lavora ed è preso da mille attività. Una pausa che ricrea il nostro cuore, una pausa che rigenera il nostro corpo per essere pronti a ripartire. Per questo, quando Pietro dice a Gesù «facciamo tre capanne, fermiamoci qui, blocchiamo questo momento magico che stiamo vivendo», Gesù dice «occorre scendere». Come le vacanze non possono durare per sempre, ma devono riprepararci alla vita che riprenderà fra pochi giorni, così il mistero della trasfigurazione non può durare per sempre sul monte, deve essere trasferito nella pianura, nella vita quotidiana. Se noi abbiamo visto davvero la bellezza del volto di Gesù, se noi abbiamo capito davvero la sua rivelazione, se noi davvero ci impegniamo ad ascoltarlo come la voce del Padre dalla nube ci invita a fare, allora scendendo porteremo giù nel mondo, nella vita quotidiana, la luce di Cristo. Il nostro è un mondo che cambia e siamo sempre invitati a cambiare. Siamo invitati a cambiare la nostra foto sui nostri profili social, siamo invitati a cambiare la nostra pettinatura o il nostro modo di vestire, siamo invitati a cambiare i locali che frequentiamo e siamo invitati a cambiare in mille altre occasioni. Ma Gesù questa domenica ci ricorda che non è semplicemente importante cambiare, ma è importante trasfigurarsi, cambiare radicalmente, cambiare totalmente, proprio come il bruco che diventa farfalla. Sono la stessa creatura, inizialmente, che si presenta come un bruco, successivamente che si presenta come una bellissima farfalla. La nostra vita, che a volte può essere anche bruttina, come è brutto un bruco, deve trasformarsi nella vita di una splendida farfalla. E allora come faremo noi a far splendere la luce della trasfigurazione di cui abbiamo fatto esperienza sul monte, nella vita quotidiana, nella pianura dove viviamo tutti i giorni? Lo faremo se saremo fedeli al Vangelo, se ascolteremo la parola del Signore e quella parola ripeteremo al mondo di oggi, che non ha meno bisogno del Vangelo solo perché ha mille parole che tutti propongono, anzi ha ancor più bisogno della parola del Vangelo che è parola d'amore e parola di vita. Potremo portare la luce di Gesù se saremo fedeli all'idea di chiesa, all'idea di comunità che Gesù ci ha presentato, una comunità fatta da figli di Dio, da fratelli e sorelle, gli uni nei confronti delle altre. Una comunità fatta di amore e di servizio, non di primi posti, di apparenza e di potere. Porteremo la luce nel mondo nella misura in cui sapremo riconoscere Gesù presente negli ultimi, nei poveri, negli esclusi, nelle frontiere dell'umanità. Porteremo la luce nel mondo nella misura in cui lotteremo contro tutti i tipi di guerre, da quelle che sono nel mondo, oltre 60, quella più grande, quella che ci tocca più da vicino, fra la Russia e l'Ucraina, ma non solo quella e non per prima quella. E se lotteremo contro le guerre sociali, contro i bisogni che si creano, allora noi porteremo la luce di Gesù nel mondo. Questo è l'invito
che il Signore ci fa. Sappiamo stare sul monte, sappiamo rigenerarci, ma poi torniamo in pianura. Ma noi non siamo in Terra Santa, noi non siamo sul Tabor. Allora qual è il nostro monte? Il nostro monte è Lambone, da cui la parola di Dio viene proclamata. Il nostro monte è l'altare, dove il corpo, il pane diventerà il corpo di Cristo, il vino diventerà sangue di Gesù versato per noi. È qui, nelle nostre chiese, nelle nostre celebrazioni, che noi dobbiamo fare l'esperienza della bellezza di Gesù. Ed è uscendo dalle nostre chiese che noi dobbiamo portare nel mondo la bellezza di Gesù. Questo il Signore ci affida come compito, questo è l'invito che voglio fare a me stesso e a ciascuno di voi in questa prima domenica di agosto. Come stiamo attenti a rigenerarci nel corpo attraverso le vacanze, così stiamo attenti a rigenerarci nel cuore, nell'anima, attraverso il contatto con il Signore Gesù, nella parola, nell'Eucarestia, nei fratelli. E come riprenderemo l'attività quotidiana quando finiranno le vacanze? Così, uscendo di chiesa, testimoniamo a tutti, senza troppe sovrastrutture, senza cercare non si sa bene cosa, l'esperienza di Gesù che abbiamo fatto, e la bellezza contagerà, e la bellezza farà porre a tutti coloro con cui veniamo a contatto la domanda: ma perché questo uomo, questa donna è così cambiato, è così trasfigurato? Davvero deve aver incontrato qualcuno di speciale. E noi potremo rispondere con il Vangelo di domenica scorsa, che abbiamo incontrato in Gesù il tesoro nascosto della nostra vita, la perla preziosa per la quale vale la pena vendere tutto, perché si è trovato la gioia, la felicità, la riuscita della vita. Buone vacanze a tutti!